Caro Presidente, cari amici di Futura Libertà, questa partecipazione così numerosa e soprattutto così entusiasta a questa Assemblea Costituente di Milano dimostra quanto sia diffusa la consapevolezza che è arrivato il momento di uscire dall'equivoco. Si impongono delle scelte politiche chiare, univoche e definitive, evitando ogni improvvisazione. È arrivato, cari amici, il momento di decidere il nostro futuro e gli amici che ieri hanno parlato, mi riferisco a Urso, Bocchino e Viespoli, hanno dato delle precise indicazioni. Dobbiamo ridare all'Italia un vero centrodestra, dove legalità, etica pubblica, senso civico, sicurezza e giustizia non siano delle parole al vento, ma abbiano quei contenuti che ogni cittadino realmente attende da una società civile e democratica. In particolare, legalità, sicurezza e giustizia devono diventare quegli strumenti indispensabili per un Paese che si sente stanco, carente di speranza e soprattutto privo di entusiasmo politico. Questo è molto grave. Futuro e Libertà, ormai possiamo dirlo, consentitemi, al di là di ogni retorica, con orgoglio, è un vero e proprio partito politico. Ormai siamo un partito che crede profondamente nella democrazia, nel senso autentico del termine, un partito il cui impegno fondamentale è di restituire al nostro Paese quell'entusiasmo che merita, con uno sguardo proiettato al futuro. Ci chiamiamo Futuro e Libertà non a caso, senza mai dimenticare le nostre radici, senza mai dimenticare il passato. Abbiamo commesso, dobbiamo avere l'onestà intellettuale di ammetterlo, alcuni errori. Evitiamo di ripeterli. Il primo errore, cercherò di essere assai sintetico, è stato, a mio avviso, quello di sciogliere Alleanza Nazionale. E poi, cari amici, è stata una scelta operata, lo dico con rispetto, per fonderci in una compagine politica con la quale non avevamo né storia, né tradizione, né obiettivi in comune. L'avventura che riparte da Milano sotto la guida di Gianfranco Fini non riparte da Milano per creare una nuova alleanza nazionale. Non è questo il nostro scopo, non è questo il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo, diciamocelo chiaramente, sarà forse troppo ambizioso, ma è quello di creare un nuovo, grande partito di centrodestra, aperto però al voto di tutti, un partito che trasudi forza ed entusiasmo, un partito che abbia precisi traguardi. Quali traguardi? Sono quelli indicati dalla forza delle nostre idee, sono quei traguardi che noi sapremo cogliere rispondendo all'appello di un Paese che ha un disperato bisogno di politica vera, un Paese che deve a sua volta trarre dalla società civile origine e linfa. Dirò qualcosa e vado verso la conclusione che può sembrare scontata, ma chi mi conosce sa che dico quello che penso dopo aver pensato a quello che dico. Il nostro interesse primario, la nostra finalità ultima deve essere, come abbiamo dimostrato, il bene del cittadino, sia nella vita privata sia in quella collettiva. Dobbiamo pensare, questo è il nostro compito di tutti noi, dobbiamo pensare alle sue necessità e la nostra attività deve essere volta guardando in particolare le nuove generazioni.
senza dimenticare però le generazioni che hanno creduto in noi, le nostre radici. Giovani e anziani devono tornare insieme per riprendere quell'entusiasmo che purtroppo sembra ormai sopito. Quando diciamo vogliamo legalità, ci riferiamo, come dicevano gli amici Granata, della Vedova, ci riferiamo a legalità reale, onesta, rispettosa e soprattutto fiduciosa nella legge. Qualcuno ci ha rimproverato di aver posto un freno all'attività legislativa del Parlamento. A queste critiche, con assoluta convinzione, voglio rispondere ricordando Montesquieu, uno che forse di leggi se ne intendeva. Le leggi inutili, diceva Montesquieu, indeboliscono quelle necessarie. E noi ci siamo battuti sempre contro le leggi inutili. Siamo infatti per le leggi che rafforzano lo Stato di diritto, come opportuno e doveroso per ogni paese che si vuole definire democratico. Il vero problema non sono gli obiettivi sono chiari. Il vero problema, come ebbe a dire a Bastia Umbra, sono i compagni di viaggio, dei compagni che noi dobbiamo scegliere con oculatezza e comunanza di ideali. Fuor di metafora, abbiamo principalmente bisogno di amici di centrodestra per percorrere insieme instancabilmente un lungo cammino verso il futuro. Oggi, e vado a concludere, grazie all'intuizione di Gianfranco Fini, abbiamo una nuova grande occasione politica. Tutti noi, anziché adagiarci su comode poltrone, abbiamo preferito, in nome di quegli irrinunciabili valori e ideali del vero centrodestra, metterci tutti nuovamente in gioco con il solo obiettivo che ci interessa: l'interesse degli italiani. Chiudo con un appello a Gianfranco Fini. Caro Gianfranco, tu in politica, forse è stato, può sembrare paradossale il tuo limite, hai sempre volato alto. Ti preghiamo, continua dall'alto della tua alta politica a mostrarci il cammino da percorrere per concretizzare la nostra azione, e noi getteremo il cuore oltre l'ostacolo. E come sempre, noi, tutti noi che crediamo in te, ti seguiremo con l'augurio che tu abbia ragione e passione come timone e vela di questa nuova nave, per unire attorno al nostro grande progetto tutte le generazioni della nazione, di questo paese che era, è e rimarrà per sempre la nostra patria. Un'Italia che abbia, come dice il nostro manifesto, un futuro di libertà. Grazie.